Buongiorno, come state? Tutto bene? Allora, oggi per noi è domenica 27 febbraio, sono le 2:15 del pomeriggio e io mi sono preparata, oggi sono tenuta comoda. Oggi è il compleanno, festeggeremo il compleanno di Edoardo in un parco giochi, tipo Scivoland, queste cose qua si chiama Parkoland. Per il primo anno, dopo tanto tempo, niente vestitino, sono messa i jeans, mi sono messa comoda, i jeans, la maglietta, questa maglietta gentilmente prestata da mia sorella della Guess, coprispalle, perché appunto sarà un parco giochi, quindi devo essere comoda per correre dietro ai bimbi, senza trucco, perché con questa pandemia, cioè con le mascherine, eccetera, eccetera, mi sono resa conto che i miei trucchi sono tutti vecchi, sono tutti finiti, e quindi niente. Senza trucco, Ale. Va bene così che non avevo neanche voglia di truccarmi, non ho neanche tempo oggi di truccarmi, quindi oggi così, compleanno easy e comodo. Comunque, ho già caricato tutto in macchina, tutto quello che avete visto nell'altro vlog, dei preparativi. Mi rammarica dirvi che non sono riuscita a fare le scatoline perché mi è finita la colla a caldo e quindi ho pochissime scatoline, ma tanto ci saranno pochissimi invitati e quindi non le darò nemmeno a questo punto. E ho preso la torta, ecco, non mi devo dimenticare la torta in frigo e basta, abbiamo messo i seggiolini lì perché tanto Adi ha i suoi in macchina e buono. Sono già sotto, Adi sta già caricando i bimbi in macchina, adesso prendo le ultime cose e andiamo alla festa. Allora, siamo arrivati, ce l'abbiamo fatta, eravamo carichissimi, però per fortuna quando siamo arrivati ci hanno dato un carrello, siamo riusciti a scaricare tutto molto più facilmente. Adesso ho allestito le due tavole, ho messo in una la tovaglia solo dove ci andremo a sedere e nell'altra ho messo proprio tutto il cibo e poi ho messo i cilindri tutti con le decorazioni dei Pokémon, adesso vi faccio vedere tutto ed è già lì che gioca, infatti è bello qua perché mentre io sistemavo lui giocava e Lorenzo è tutto così che si guarda intorno tutto curioso. Però non gioca, non ha ancora preso confidenza. Comunque adesso entriamo e vi faccio vedere tutto. Vieni Lori! Wow! Che buono!
fai ciao. Ciao. Fai ciao. Ciao amore mio. Quanto ti amo. Edo. Oggi Lorenzo è una piccola coccia, vuole stare solo con mamma e papà. Vero? C'è Edo. Edo Lori. Dove è Edo? Lori? Dove è Edo? Chiamalo Edo. L'ha tratto dal cellulare. Rieccoci a casa. Allora, Lorenzino sta mangiando un pezzo di pizza che è avanzata. Io qua mi sono fatta un piatto con pizza e focaccia, perché alla fine alle feste si stuzzichi un pochino qua e là, ma non è che chi solitamente chi organizza le feste mangia poco, almeno per quanto mi riguarda. Quando sono feste mie
mangio, sono sempre così presa da mille cose che non mi fermo mai a mangiare. Cioè, ho stuzzicato un pochino, sì, ma non tantissimo. Tra l'altro oggi non ho fatto neanche pranzo, quindi appena sono arrivata alla festa mi sono mangiata due pezzi di focaccia, perché se no svenivo. Però poi durante la festa ho mangiato, ecco, la torta, quella sì. Anche Edo ha già fatto il bagnetto, ha fatto un pezzo di focaccia anche a lui. E Adi si sta facendo la doccia. Lorenzino! Lorenzino tutto stravolto. Tutti e due. Hai dormito tu in macchina, Edo? No? Lorenzino ha dormito, perché Edo è tornato con Adi e Lorenzino è tornato con me in macchina. Perché ovviamente, madonna, c'ho il naso chiuso. Mi starò raffreddando, speriamo di no. Ciao, ciao. Ti sei divertito tu? Ciao. Oh, è mio. È buona la focaccia, è buona la pizza. Com'è buona? È buona? No? Buongiorno, gattino. Allora gli ho messo il vestitino. Il vestitino di Jerry, di Tom e Jerry. Gli ho messo anche le scarpine. Siamo pronti per andare al carnevale? Andiamo? Andiamo alle giostre? Edo ha il vestito da Spider-Man. Vai, puoi vedere, Edo? C'è anche i calzini coordinati da Spider-Man. Oh, come siamo carini, eh? Le scarpe sono pulite, eh? Ancora mai messe. Prova a camminare, vieni. Aspetta che ti do qualcosa da giocare, vieni. Vieni a prendere la carta, vieni, vieni. No, no! Ma sì, poi tanto gliela te la rimetto a posto, amore. Vieni, cammina! To. Non si muove con le scarpe, Lori. Dai, vieni! Vieni, vieni. No, si è svegliato male Lorenzo dal pisolino. Ha pianto fino adesso. Oh, 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 grande mago! Bravo! Vieni, Lori! Vieni, guarda la carta, che bella. Lori, che dici? Proviamo a camminare? Se no, come ci andiamo alle giostre? Sei tutto il giorno seduto sul passeggino? Tieni. Gattino, ti metto in arresto! No? Gattino! Vabbè, andiamo così, poi vedremo. Ti dà fastidio? Adesso lo togliamo. Gattino. Allora, eccoci in macchina. Allora, spero che mi vedete perché ho la luce in faccia. E allora, ci sono i bimbi. Lorenzino, Edo si è addormentato, Lorenzino ha fatto un riposino a casa e li ho vestiti, appunto, come vi facevo vedere. Lorenzino è vestito da Jerry, di Tom e Jerry, e Edo invece è Spider-Man. E gli avevo proposto a Edo di fare Tom, fare Tom e Lorenzo fare Jerry, ma Edo non ha voluto, quindi vabbè, pace. Per fortuna Lorenzino si fa ancora vestire come voglio io. Lori! Ciao! No, Lorenzo si è svegliato male oggi, ma male. Allora, stamattina sono stati con mia sorella, perché loro sono a casa per il carnevale, io però ho dovuto lavorare. Per fortuna mia sorella mi ha aiutato questa mattina, è venuta a stare con i bimbi e poi è corsa a lavorare, quindi è stata veramente un angelo. E sono arrivata a casa e Lorenzo, gli ho fatto subito fare il riposino a Lorenzo, perché ieri dalla festa, stamattina si è svegliato alle 8 passate, si è svegliato appena io stavo uscendo di casa, quindi erano le 8 meno qualcosa, quindi tardissimo, perché lui si sveglia verso le 6 del mattino, 6 e mezza, e quindi non ha fatto riposino del mattino, e quindi appena sono arrivata a casa è crollato. Infatti adesso è solo che si è svegliato male, si è svegliato nervoso, così si è svegliato piangendo. Gli ho dato la tetta, ha continuato a piangere, gli ho dato l'acqua, ha continuato a piangere, non vuole niente, boh, si è svegliato così, nervoso. Tra l'altro sta sbavando come un disperato, poverino, quindi secondo me anche qualche dente che viene fuori. Sto parlando di te, eh sì, parlo di te. Allora, adesso noi ci siamo fermati qua in macchina, appena parcheggiato, che aspettiamo Chiaretta per andare alle giostre, che anche Marek si sarà vestito, da Merlino, e adesso sveglio Edo. Dov'è Lorenzo? Dov'è Lorenzo? Cucù! Dov'è Lorenzo? Dov'è Lorenzo? Cucù! finalmente è tornato il buon umore. Dov'è Lorenzo?
Tu sei come mamma, ti basta uscire per farti venire il buon umore, eh? Vero? Sei vagabondo come mamma. Siamo arrivati, è arrivata anche amica, adesso andiamo alle giostre. Edo, Marek, hello. Lori, è buona la frittella? È buona la frittella? Sì, sto mangiando, lasciami mangiare. Vieni qua, mamma. Amore. Ah, beh, buttato. Com'è buono? Bravo, mio figlio, madonna. Com'è buono? Buono, buono? No, sono concentrata a mangiare. Buono, buono? Che bravo. Devo buttare la sfacciatura? Allora, rieccomi. Allora, oggi è mercoledì sera,
Perdonatemi se il video doveva uscire martedì, ieri, come da nostra programmazione solita, ma ieri è stata una giornata molto molto intensa, non sono riuscita a editare poi il video e a concluderlo, perché la mia mamma ha avuto bisogno di me per fare la tesina per diventare OS e credo ufficialmente di poterlo dire, ha passato l'esame oggi, è diventata ufficialmente OS con 97 su 100, quindi bravissima la mia mamma. E aveva già fatto un abbozzo di tesina, ma ieri l'abbiamo finita, l'abbiamo stampata, insomma siamo... mi sono dedicata a lei nel pomeriggio e sono molto molto orgogliosa della mia mamma, sono contenta, non vedo l'ora di festeggiare insieme a lei un traguardo bellissimo, super meritato dopo tutti i sacrifici, lo studio, il lavoro. Sono molto 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 orgogliosa e felice per la mia mamma ed è per questo, perdonatemi, che ho fatto ritardo col nostro video del martedì, però è per una buona causa. E tra l'altro vi volevo ringraziare anche appunto per tutti gli auguri che avete mandato a Edo, vi volevo ringraziare per tutti i messaggini appunto a questi giorni tra compleanno, la mia mamma, sono stati giorni molto molto intensi, ma vi ho letto tutti nell'ultimo video dove mi raccontate in che periodo delle nostre vite siete arrivati qua nel canale ed è stato proprio bello vedere tutti questi messaggini, nonostante chi è arrivato prima, chi è arrivato dopo, mi avete inondato d'affetto, quindi grazie, grazie, grazie a tutti tutti voi. E allora io concluderei qua il video, tra l'altro vi volevo ringraziare appunto perché noi siamo arrivati a 55.000 iscritti e come vi ho promesso volevo fare qualche video extra. Adesso appunto ci riassestiamo un attimino in questi giorni e appena mi organizzo, che so effettivamente quando posso caricare questi video extra, direi che questa settimana qua vi do i giorni, fatemi sapere se c'è un giorno della settimana che vi può far più piacere vedere il video, sapendo che la nostra programmazione, quella comunque classica, è martedì, che appunto questo video uscirà mercoledì, giovedì e sabato, magari la domenica, non lo so, la domenica, boh, una giornata un po' così, che dite? O se no il lunedì sera, fatemi sapere qua nei commenti cosa ne pensate e mi piacerebbe fare qualche video extra, fatemi sapere qua nei commenti, soprattutto se volete vedere qualche video in particolare qua nel canale. E niente, io vado davvero, grazie ancora a tutti voi, vi mando un grandissimo bacione e noi ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!